Siamo a Scarmagno, località Masero, questo è quel che resta della Darkem, l'azienda che lo scorso 30 maggio è esplosa nel cuore della notte. Come potete vedere la situazione è ancora work in progress, le indagini sono in corso, ci sono anche i vigili del fuoco, il comune di Scarmagno ha transennato tutta la zona e ha emesso diverse ordinanze chiedendo intanto la messa in sicurezza del sito e poi ha chiesto ai suoi cittadini di evitare di mangiare frutta e verdura. Le indagini sono in corso, vediamo che cosa è successo lo scorso 30 maggio. Ecco! Vai indietro! E questo è quel che resta del capannone dopo la drammatica notte del 30 maggio. Ci sono ancora tutti i detriti che sono stati lanciati a diverse centinaia di metri di distanza e che hanno colpito anche le aziende del circondario. La situazione è ancora sotto controllo, la procura sta indagando, si saprà più avanti che cosa è successo e se c'è stato il dolo nell'incendio.